everybody got to do. What? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua, come vedete, su Rules of Survival, perché c'è qualcosa di strano che non ci è stato anticipato i giorni precedenti dell'uscita dell'aggiornamento del 7 marzo. Mamma mia ragazzi, guarda cosa c'è dentro qua, guarda cosa c'è ragazzi, introducono in Rules of Survival la Lamborghini. Qua siamo sulla versione cinese ovviamente del gioco, dove sono molto più avvantaggiati rispetto a noi per quanto riguarda le patch e gli aggiornamenti. E state vedendo ragazzi alle mie spalle, con tanto di papam, fuochi artificiali sullo sfondo, questa nuova meraviglia che vogliono e che sicuramente introdurranno anche da noi con il prossimo aggiornamento ragazzi. Lamborghini Cabrio, con tanto di spoiler dietro, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, non so più cosa mettere dentro ragazzi, c'è la gente che ti spara dai muri ma loro mettono le Lamborghini. Beh, direi che, visto che è la prima volta che la vedo anche io insieme a voi, direi che vale la pena controllare un pochettino che cosa ci riserverà ragazzi questa nuova macchina. Clicchiamo un pochettino l'ADS e qua intanto c'è la Comet che, come avevamo già visto, si avvicina. Questa è la nuova skin anche per la macchina che conoscete tutti, la nostra, noi la chiamiamo la Audi perché gli assomiglia un sacco. Questa è la skin spettacolo ragazzi, guardate che meraviglia, con tanto di sberluccicamento laterale e anche sui cerchioni. Ma non è il tutto ragazzi, perché Catan mettono un'altra skin uguale però di colore blu, giusto per passare inosservati diciamo nella mappa. Sai cosa facciamo? Siamo rimasti in 12, vai, prendiamo la mia macchina, che c'è sulla skin tutta che luccica, ti sparano in 17 ragazzi, guarda che roba, guarda che roba. E non è l'unica ragazzi, ce n'è un'altra ancora meravigliosa, gialla, mi piace un sacco, gialla con tanto di fiamme che vengono da sotto. Va che c'è anche le altre, c'ha le fiamme anche le altre, ma questo qua si vede di più. Che figata, nuova skin anche per la nostra macchina che già conoscevamo, gialla, blu e la vecchia rossa. Ma ragazzi, lo vedete anche voi, lo vedete anche voi lì in basso, vediamolo assieme. Guardala, guardala qua, prot, dai, vabbè, ma dai, ma cos'è? Scusate, mi viene da ridere perché faccio un survival game, però ci pianto dentro le Lamborghini così almeno la gente me le compra. Meravigliosa ragazzi, meravigliosa la Lamborghini, aspetta che non si vede bene, la Lamborghini viola, guasa, doppio, anzi sembrerebbe addirittura, sembra un triplo scarico, quello lì che c'è da dietro con i due cosi in basso e con il coso gigante centrale, motore ovviamente posteriore, colore vagamente ambiguo. Ma è a 5 posti, ma che cacchio, ma non è possibile, ma come fa a essere a 5 posti, ma dai, ma la Lamborghini a 5 posti, no, ci sono, sì, è la nuova familiare, l'hanno presa per portare sul bambino, metti che devi portarlo veloce a scuola, troca, 3,60 in autostrada, e non è finita, cioè, beh, questa è meravigliosa ragazzi, il verde brillante, è veramente, veramente spettacolare, guardate che roba, e si vede palesemente, ragazzi, che è una Lamborghini, perché se noi guardiamo qua davanti dove c'è lo stemmino è veramente identico a quello della casa italiana. C'è anche rossa, carina, carina, ma non eccezionale, sembra più una Ferrari che una Lamborghini. Lo spoiler non mi piace, lo spoiler veramente ragazzi non mi piace, un po' piccolino, però che figata, che è cabrio, che figa, io me li immagino la gente che va in giro per le colline con Lamborghini, porco Giuda, che figata. E ce ne sono ancora, guardalo, guardalo, la skin finale per la Lamborghini, quella sembrerebbe
tipo Ergal, no? È presente? Tipo Ergal con tanto di fiamme che van giù verso il dietro, ragazzi, prese spudoratamente dalla skin di due patch fa della R15, però va bene lo stesso, va bene lo stesso, meraviglia, blu è veramente bella, me la si combatte tanto dal blu al viola, perché anche il viola è molto grazioso, però questa, ragazzi, è veramente veramente spettacolare. Nuovo veicolo in arrivo anche per noi, speriamo il prima possibile, con l'aggiornamento sembrerebbe a questo punto del 14 marzo. Vediamo se c'è qualcos'altro che per caso non ci è stato detto. Secondo me qualcosa c'è, secondo me, guardala lì, c'è il bug, ma c'è qualcosa di nuovo. Aspetta, chi è questa, chi è? Attenzione, nuove skin anche, c'è una merda che ti scende sugli occhi, cara, e hai sbagliato a fare la tinta. Attenzione, B-Color, e questa già la ricordavamo, era la vampiressa, carina, ma mi sembra di aver visto un'altra cosa, ragazzi, mi sembrava di aver visto, guardala qua, la nostra studentessa fuori corso, ragazzi, molto succinta, con tanto di wasabi, super autore, non sono autoreggenti, super calzarete tenute su proprio con due fili di nylon, il tacco meraviglioso, il bocciame tutto davanti che non ci dispiace, e tanto di cartellina con dentro chissà che cosa, una nuova skin ovviamente dello zaino. Sembra di vedere anche, ragazzi, wow, un nuovo completo per quanto riguarda invece il giubbotto e gli skirt, fighissimi anche questi, non si capisce bene perché gli hanno messo questo cerotto sulla coscia, peccato, anche questo no, questo mi sembra che era il completo del Wukong. Qua loro, ragazzi, hanno ancora disponibile il cappello da cowboy, e noi purtroppo ce l'hanno tolto, e c'è una skin bellissima per il VRO, ragazzi, molto stile Maya sembrerebbe, ragazzi, tutto serigrafato con i diamanti, spettacolare. Qua abbiamo il costume, questo l'avevamo già visto già a gennaio, i pack completi per sbloccare tutte le skin e tutti i costumi, no, direi che credo non ci sia altro di interessante. Andiamo subito però ad aprirci molto velocemente, ragazzi, il chest 1 e 2, niente di buono, qua ci prendiamo le missioni quotidiane che non sappiamo bene neanche quali siano, proviamo a prenderci una maschera, vediamo se esce anche di qua, ovviamente cambia il gioco ma non arriverà mai la mia povera maschera, e direi, ragazzi, che abbiamo veramente visto tutto quello che ci dovremmo aspettare con il nuovo aggiornamento di Rules of Survival. Nuova macchina, nuove skin, e magari arriveranno anche delle altre cose nuove. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ve lo ricordo sempre, anche se non ho la voce, di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo il video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto, ciao.